Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Emanuela e questo è Facile e Veloce Opinioni. Oggi mini recensione, grazie a un mio trucco ripescato. Qui. Benvenuti in un mio nuovo video. Come ben sapete, io riutilizzo tutti i miei trucchi. Grazie a questo mi faccio un'idea di cosa fa per me e cosa non fa per me. Quindi vi faccio vedere una palette che ho deciso, visto che ho fatto utilizzo di un rossetto importante oggi, una palette che ho deciso di ripescare dal mio cascione ed è la Get Power Power Hungry della MAC. Come ben vi ricordate, io l'avevo presa grazie a uno sconto di liquidazione, appunto, metà stagione del MAC sotto i portici. Hanno cominciato a farle, appunto, vedere tutte. Sono cominciate a uscire a fiotti, tutte le hanno comprate perché avevano un prezzo non eccessivo ed erano un buon prodotto e ve la descrivo. Innanzitutto è una palette che al suo interno contiene toni naturali, toni dal bronzo al bronzo più scuro ai top, quindi si può fare un trucco naturale. Molto naturale, sia freddo che caldo. E poi queste palette hanno la caratteristica non solo di un bel packaging con uno specchietto, quindi utili per il viaggio, ma anche posseggono tutto l'occorrente per un trucco completo, compreso l'illuminante. L'unica cosa che manca è il brush, ma glielo possiamo pure perdonare. Vi faccio lo swatch e poi vi dico le mie sensazioni a trucco fatto, visto che è un po' che la utilizzo. Questo è il tono top, questo è il tono bronzato, possiamo vedere. Swatch fatto, bella pigmentazione, peccato che dalla mano all'occhio ci sia una bella differenza. È perfetta per un trucco smoky naturale, smoky freddo, smoky caldo. È bellissimo questo color oro, lo vedete nel dito. Mette a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Peccato che, eccolo qui, peccato che sull'occhio non renda allo stesso modo. È bellissimo, ma secondo me enfatizza purtroppo le pieghette della palpebra secca che io già possiedo. Quindi mi sono dovuta attrezzare aggiungendo il matitone, quello Kiko, l'ombretto matitone Kiko, appunto per evidenziare ancora di più la brillantezza del colore. Quindi il consiglio, appunto, per enfatizzare questo tono di dorato è o metterci ulteriormente, come con la tecnica Cut Crease, il correttore occhi per lisciare, uniformare la palpebra e poi mettere appunto questo colore dorato, o mettere una base ulteriormente glitterata per enfatizzare ulteriormente, l'ho detto troppe volte, lo so, ma perdonatemi, per enfatizzare il dorato di questa palette. Per quanto riguarda l'illuminante, arriverete anche voi a capire proprio da come l'ho consumato che insomma non mi ha fatto impazzire. Prima di tutto sono, come potete ben vedere, una palette polverosa e sì, l'ho comprata da un po' di tempo, ma non significa niente perché lo era fin dall'inizio.
spazio. L'illuminante, dopo aver levato i primi glitter in cui risultava wow, non faceva lo stesso effetto, risultava granuloso, ma problema risolto perché ho messo nel pennellino il Fix Plus, quello che utilizzo sempre, e lì la storia è molto cambiata. L'illuminante è diventato un illuminante performante, quindi portandovi un mini campioncino del Fix Plus, l'illuminante vi può dare soddisfazioni, a meno che non siate quelle persone che vogliono un leggero highlighting, una leggera idea di luminosità senza essere esagerati. Il copriocchiere è inutile che ve lo dico perché è sempre quello, sto consumando quello di Nabla, è secco, hanno ragione, gli altri pareri hanno ragione, è molto secco e quando lo metto in questa palpebra sicuramente ho problemi e mi irrita parecchio l'occhio, quindi io lo metto semplicemente qui e per tra virgolette appianare questo io uso soltanto il primer. Evito di fare una cut crease molto accentuata proprio perché mi potrei trovare l'occhio troppo secco o troppo irritato. La palette di per sé, per il prezzo che l'ho pagata, accessibile, quindi 28 euro scontata, l'ho trovata ottima. Per il prezzo che è, perché ti offre un trucco da tutti i giorni. Avete un rossetto nude, potete vedere qui il tono caldo che ho utilizzato, bronzato, on the go ci mettete un rossetto nude bello importante e il trucco da giorno è fatto. È una palette che potete andare a ripescare inoltre, nonostante sia naturale, ai toni glitterati che io adoro. Per il prezzo che l'ho pagata, sì. Per il prezzo che intero non l'avrei comprata. Perché? Perché è al pari di tante palette di Makeup Revolution dai toni naturali. Anzi, i toni bronzo sono sicuramente molto più evidenti quelli appunto della palette di Makeup Revolution. Anzi, abbiamo più toni caldi, abbiamo più possibilità di giocare col trucco con quella tipologia di palette. Detto questo, sicuramente è una palette che da utilizzare in viaggio, sicuramente fa parte del mio range di colori perché sì, perché essendo io un inverno freddo, amo riscaldare i toni della mia pelle, del mio incarnato, ed illuminarlo, eccetera, o con toni caldi, tutti caldi, o per contrasto con toni caldi e un tono freddo. Quindi, in sostanza, è una palette buona, ma non mi fa gridare al miracolo. Per quanto riguarda il mascara, ecco qui un'altra recensione, il Gentleman di Mulac, si sta seccando, fra poco non lo potrò utilizzare più, ma anche questo non mi fa gridare al miracolo, non lo trovo performante come tanti altri mascara che ho provato della Essence, certo non quello con le fibre perché sapete tutti dai miei video che effetto ha fatto, però non lo trovo male, ma finito non lo ricomprerò proprio perché la performance, ripeto, anche lì non mi ha fatto gridare al miracolo. Sono marchi molto pubblicizzati, ma in questo caso non mi ha fatto, ripeto, gridare al miracolo. Per quanto riguarda un chiaro sì, dopo averlo testato un po' di volte, il blush 06 Smart Color Blush Fard Jouer, quindi fard o blush. Lo 06 è un malva chiaro. Il malva chiaro è semplicemente un colore nude naturale con dei sottotoni pescati. Risulta, e io ce l'ho da poco perché è stato il regalo di mia sorella per Natale, ce l'ho da poco, è polveroso, come vedete lo sto scavando anche questo. All'inizio non mi dava delle buone vibrazioni, sinceramente
sia per la pigmentazione, perché dovevo ripassarlo tante volte. Una volta capito come applicarlo, è stato amore. Amore perché dà un tono sano, dà un tono naturale, è stratificabile e la polverosità gliela possiamo pure perdonare, perché scaricando dal pennello poi ha un rilascio ottimo del colore. Un sì, chiaro sì. È la matita 32 Raspberry unita al 17 e al 18 dei Cream Full Lipstick di Wycon. Io ve li decanto da circa un anno, da quando li ho cominciati a comprare, li sto alla fine riprendendo tutti. Trucco naturale con rossetto importante. È un abbinamento assolutamente vincente. Inoltre, tutto il pomeriggio che lo indosso non si è smosso di una virgola e vi dico, vi faccio solo vedere la prova del 9. Si è fissato nelle labbra. È qualcosa di incredibile. Sicuramente non durerà al pasto, però caffè, aperitivo, eccetera, eccetera, dura, che è una bellezza. È per me il Cream Full Lipstick è confortevole ed è una garanzia per le sue performance. Spero che, come al solito, come tutte le case cosmetiche, non lo levi assolutamente dal commercio, perché è un prodotto di sicuro successo. Non mi piacciono le tinte, voi lo sapete, ma come Rossetti, secondo me, Wycon fa una pista a tante altre case più blasonate. Quindi è inutile che vi sto a dire che è un sì, perché è un sì. La palette infinita per il contouring che sto utilizzando e con cui ho fissato anche il contorno occhi è questa, che è la Step by Step Contouring Palette. Che dirvi, è infinita, sembra non esaurissi mai. Poi io non faccio tanto tanto contouring, è una palette polverosa, lo è stata fin dall'inizio, ma non mi trovo male, nel senso che è sfumabilissima. Scaricato il pennello, anche lì la performance è ottima, ottima, ottima. Scolpisce, mi piace. Non è burrosa, è polverosa, ma ha una buona resa sul mio viso. Soprattutto il tono che ho più utilizzato, ma del resto lo potete vedere anche voi stessi, è stato, perché è più scavato, è stato questo chiaro. In quanto io non sono scura di pelle, quindi sono un medio chiaro, quindi il colore che mi è piaciuto di più è stato questo. È stratificabile, questo è anche un suo pregio, per cui oltre alla sfumabilità, appunto, il fatto di poter stratificare, che secondo me è un ottimo punto a suo favore, l'unica cosa sembra non finire mai, e io quando mi decido a consumare un prodotto non vedo l'ora di vedere il buco, perché mi dà tanta soddisfazione. Bene. Vi ho recensito i prodotti secondo me più importanti del trucco. Ultimo, vi faccio vedere l'ultimo progresso del progetto smaltimento. Guardate quanto si sta allargando il buco di questa cipria, e continuo ad adorarla e la ricomprerò una volta finita. Perché secondo me in estate da utilizzare al posto del fondotinta è ottima. Da Manuela, facile e veloce opinioni, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, like e subscribe. E alla prossima. Ciao!